Buongiorno, come state? Oggi io per colazione mi sarà che farò solo tipo un ginsenghino e due fette biscottate perché non mi sento ancora completamente in forma e poi andrò a studiare un po' alveato. È una bellissima giornata di sole e niente, io sto andando a studiare un po', un paio d'ore, poi torno a casa per pranzo. Eccomi rientrata a casina, mattinata top perché sono riuscita a portarmi a pari anche con un'altra materia, così mi sento più tranquilla. E oggi pomeriggio però mi sa che non esco perché è andato via il sole e fa freddissimo, quindi mi sa che me ne sto a casina, faccio la valigia con calma, mi prendo un po' cura di me, faccio una maschera, una tisanina, guardo un po' di TV, top. Pollo e ho i finocchi da finire. Ginsenghino e ultimo Un episodio. altro dei tuoi pensieri profondi. Ho deciso di coccolarmi un po', ho messo una candela, adesso mi faccio una bella maschera, poi mi farò una bella doccia e metto questa mousse idratante e mi dedicherò a un po' di lettura. Allora, mascherina. Che bell'effetto che dà, super già rimpolpante. È per pelli stanche o spente, quindi ne avevo proprio bisogno. Sento già rinata solo a spalmarla. Ora lascio agire la maschera, intanto leggo un po'. Ho messo un po' di musica di sottofondo e più tardi mi farò anche una bella tisanina calda, visto che la giornata è diventata molto fredda. E poi una bella doccia, scrub al corpo, mousse, idratante, insomma mi prendo un po' cura di me oggi pomeriggio che ne ho bisogno. E poi più tardi farò anche la valigia, come vi dicevo, e devo un attimo anche organizzare la cena e i prossimi pasti. Quindi buon relax a tutti! Sono quasi arrivata alla fine, oggi potrei finirlo. Mi sono accesa anche le lucine e ho preparato la tisanina al cacao. Comunque mi sono dimenticata di dirvi che oggi ho concluso la mia serie. Tutto chiede salvezza e molto bella, ve la consiglio. Io di solito non guardo niente in italiano. Devo anche recuperare Mare Fuori perché me ne hanno parlato molto bene. Non ricordo se anche qualcuno di voi me l'aveva suggerito. Però molto bella, ve la consiglio. Adesso finisco di leggere un pochettino, così poi inizio a. Non so neanche cosa portarmi dietro perché il tempo è un po' così, un po' balengo e quindi devo un attimo capire cosa portarmi effettivamente a casa. Mi fa stranissimo perché non torno da 2 mesi a casa e non sono abituata, nel senso che appunto tornavo molto più spesso prima e quindi tipo, oddio, devo fare la valigia, ma cosa mi devo portare dietro? Quindi devo un attimo ragionare. Sicuramente porterò delle cose che poi ho modo di lavare a casa perché poi sapete che qua non asciuga niente, quindi praticamente vado là con le lavatrici da fare e mi porterò, boh, giusto due cosine, speriamo in bene nel tempo. Devo dire anche che negli anni sono migliorata parecchio perché da che ci mettevo una vita a fare le valigie io, adesso un attimo. Poi vabbè, siccome in realtà domani sarà la giornata full, arriverò distrutta. Martedì poi non faccio in tempo a farla, quindi mi preparo oggi, la faccio con calma. Se no veramente in un attimo, ormai sono diventata pro. Comunque in tutto ciò si è messa a diluviare, quindi forse ho fatto la scelta giusta, starmene al calduccio a casa e rilassarmi un po'.
Mi sento rigenerata, ho fatto una bella doccia. Che bellezza! Poi mi metto tutta una crema al corpo e perfetto. Adesso però inizio a cucinare un pochettino perché devo preparare il pranzo per i prossimi 2 giorni e la cena di stasera. Tra l'altro ho letto che è bene consumare la verza, il prima possibile per mantenere le proprietà. Io ce l'ho da un botto di tempo in frigo, pazienza. Adesso però lo so, la prossima volta non sbaglierò. Per farvi capire quanta verza ho, va bene, ora provo a farla cuocere in quella padella lì. Ok, intanto ho preparato delle polpettine con gli stessi condimenti, diciamo, che utilizzo per fare quegli involtini che facevo con la verza, quindi un po' di pangrattato, macinato, prezzemolo, cipolla. Ora devo capire come fare queste carote per non farle andare a male. Quindi magari le cuocio e poi le congelo piuttosto. Ho preparato la pasta per domani e dopo. Intanto sta andando la verza. Top, quindi il frigo sto controllando, non mi rimane praticamente niente, solo il finocchio per domani sera. A posto, bravissima. Ok, questo è il livello. 2 porzioni di verza, una per domani sera, una da congelare. Carote e 2 schisce di pasta. Questa è la verza di stasera e poi dopo le patate della Sofì che tra poco esplodono, le polpettine. Io molto proud della mia cenetta, anche se l'impiattamento bisogna lavorarci un attimo. Sono tornata in camera, ho già bevuto la mia tisanina con i miei coinquilini che stavano finendo di sistemare e cucinare. Quindi niente, adesso vorrei finire il libro se riesco e poi nanna. Per cui, come sempre, io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi invito a lasciare un like se questo video ti è piaciuto e vi lascio anche i miei social se vi va di farvi un giro. Prima di salutarvi, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e io, come sempre, vi aspetto domani per una nuova settimana e un nuovo giorno. Ciao!